Tocca adesso alla classe di scienze morali di fare la propria parte, ed è una parte importante che riguarda intanto un personaggio di primissimo piano nella storia dell'egittologia, Carl Richard Lepsius, e riguarda soprattutto anche un personaggio di primo piano per chi ne fa la presentazione. Io so che spreco parole che giungono conosciute alle orecchie dei presenti. Ci tengo però a ricordare che il professor Alessandro Roccati, classe di ferro, nel 41, siamo nati durante la guerra e quindi, essendo sopravvissuti, siamo piuttosto coriacei, è vero, è professore emerito di egittologia presso l'Università degli Studi di Torino, dove ha insegnato per l'ultima parte del servizio attivo. La prima parte, più sostanziosa, si è svolta presso il Museo Egizio di Torino e poi, per quanto riguarda l'attività accademica, alla Sapienza di Roma, dal 1987 fino al 2005, anche se poi a Torino teneva in quegli stessi anni l'insegnamento per affidamento o per supplenza. Ricordo che la sua preparazione, Torino per un egittologo ha un aspetto di attrazione fatale, ovviamente per quanto riguarda la storia di questo edificio, di quanto è albergato ai piani inferiori ed è stato rinnovato a partire da questo mese, una storia di quasi 200 anni, che è la storia del Museo Egizio, luogo di formazione e di ricerca, francamente, non proprio unico al mondo, ma quasi unico al mondo. Roccati è dunque un frutto rigoglioso di questa situazione, aumentata dalle sue ricerche. Lui è stato a lungo capo delle delegazioni della Sapienza che hanno fatto ricerca sul campo in Egitto. Non ricordo tutte le università europee presso cui ha insegnato, ma almeno Parigi la voglio menzionare. Mi sono preparato e ho un elenco delle pubblicazioni di Roccati. Do i numeri, è l'unica cosa che mi riesce molto bene. Sono 23 volumi, a partire dal papiro ieratico numero 54003, estratti magici e rituali del primo Medio Regno, siamo nel 1970, per arrivare, e abbiate pazienza se ce la faccio a trovare, ecco, per arrivare in Magica Taurinensia, Roma 2011. Il tema dei papiri magici è un tema che periodicamente ritorna nella produzione di Roccati. Ho numerato 236 articoli, che non vi ricordo per non sottrarre tutto il tempo all'oratore, si aggiungono una cinquantina di grosse recensioni e prefazioni a libri altrui, preparazioni e allestimenti di mostre. Roccati ha lavorato in Italia e all'estero come uno dei maggiori competenti della disciplina che ha contribuito ad illustrare. Dunque, chi meglio di lui poteva a sua volta illustrare uno dei fondatori dell'egittologia, possiamo dire, sul piano scientifico, sul piano moderno. Dopo la grande stagione dei fondatori abbiamo un vero e proprio iniziatore che Roccati ci aiuterà a ricostruire. Pertanto mi è particolarmente gradito cedergli la parola. Prego. Dunque. Grazie, ecco, spero di cavarmela dopo questa presentazione. Dunque, intanto mostro questa immagine, che è un luogo africano in Sudan, dove ha operato una missione anche dell'Università di Torino. Ora la stessa missione lavora per conto dell'Università di Venezia, ma è sempre legata in qualche modo alla sua tradizione, e ha soggiornato nel maggio 1844 Lepsius. Ma vorrei cominciare un po' avanti per poi riprendere il discorso.
perché partire dall'anno 1866, quando Lepsius si trovava in Egitto per condurre una spedizione archeologica nei pressi del canale, di quello che sarebbe stato presto inaugurato come canale di Suez. I titanici lavori fervevano e la regione si dimostrava particolarmente ricca di antichità, e quindi si erano già presentati i necessari scavi di salvataggio, che sono quasi sempre il movente per fare delle imprese archeologiche. Nel 1866 Lepsius era oramai in una posizione matura, da un anno era divenuto solo ed effettivo direttore del Museo Egizio di Berlino. Vediamo poi che ci sono certe situazioni gemelle tra Torino e Berlino, perché aveva dovuto convivere, in realtà lo era già diventato 10 anni prima, ma aveva dovuto convivere con Giuseppe Passalacqua, il triestino che aveva ceduto la sua collezione di antichità alla Prussia, acquisendo però il diritto di esserne direttore per tutta la vita. E quindi le due personalità molto diverse avevano dovuto stare insieme per un lungo periodo, perché a differenza del Passalacqua, che pure assegnava una grande cura e attenzione per l'allestimento della sua collezione, in fondo che aveva poi venduto alla Prussia, però rimaneva nella schiera degli antiquari, dei collezionisti di vecchio stampo, mentre Lepsius era, oramai potremmo chiamarlo, un vero egittologo, padrone di un metodo di lavoro scientifico. E nel 1864, 2 anni prima, era stato tra i fondatori di quella che normalmente tra gli specialisti si chiama la Zeitschrift, cioè una parola tedesca che vuol dire rivista e che si completa nel senso di rivista per la lingua e l'archeologia egizia, che è stata la prima rivista in assoluto di egittologia a vedere la luce nel 1864. Anche questo è un segno premonitore di uno sviluppo della disciplina. Però, nonostante la sua preparazione di filologo, egli aveva sviluppato un precoce interesse per i monumenti nella loro sede naturale, cioè nella valle del Nilo, ed aveva intrapreso già scavi prima ancora che i francesi, con Auguste Mariette, che era un nipote di Nestor Lott, che aveva partecipato alla spedizione dei Savon alla fine del Settecento. Mariette era appunto considerato il fondatore dell'archeologia di campo in Egitto, ma prima ancora che lui arrivasse già Lepsius aveva, sia pure alla vecchia maniera, intrapreso degli scavi. E poi, come vedremo, aveva intraprese un memorabile viaggio di documentazione fino al Nilo Azzurro, di cui la veduta precedente è uno dei ricordi. Le due vocazioni di Lepsius, quella filologica ed archeologica, si saldarono appunto in questa sua attività del 1866, in quanto fu rinvenuto a Tanis da parte sua, e mettiamo subito, ecco questo, non lontano dal canale, una copia intatta di quello che è noto come decreto di Canopo, e di cui abbiamo anche qui al Museo Egizio un bel calco. Ed è un testo trilingue, allora si può vedere, ecco, qui è tutto un'enorme stele, no? Qua divisa in due parti. La parte superiore contiene il testo geroglifico, poi qui abbiamo invece il testo greco, e sul fianco, quindi qui non si può vedere, è riprodotto il testo demotico, esattamente una trilingue come quella che avevamo con la pietra di Rosetta, che qui vediamo nel Museo Britannico. La pietra di Rosetta fu trovata dalla spedizione napoleonica e poi dovuta cedere agli inglesi, che la espongono, la esibiscono anche provocatoriamente, direi quasi, nel loro massimo museo, perché sulla pietra di Rosetta si è fatto avverato il deciframento dei geroglifici.
Il decreto di Canopo che qui vediamo è datato al 238 a.C. sotto Tolomeo III ed è, come si vede, perfettamente conservato, mentre la pietra di Rosetta è rotta, cioè rimane solo una parte del testo geroglifico e anche una parte, l'angolo inferiore del testo greco è perso. Ecco, il rinvenimento della stele di Canopo, che quindi permetteva di mettere a confronto chiarissimamente i tre testi, confermò definitivamente le conclusioni circa il funzionamento fonetico della scrittura egizia, a coronamento di decenni di sforzi, perché Champollion nel 1822 aveva avuto l'intuizione di base che poi permise agli studi di proseguire, che cioè la scrittura egiziana fosse fondamentalmente fonetica, che avesse degli aspetti fonetici l'avevano già capito altri prima di lui, come Åkerblad e Young, ma quello che riuscì a dimostrare Champollion, grazie alla sua conoscenza delle lingue orientali e particolarmente del copto, era che questo carattere fonetico si poteva applicare non soltanto, mettiamo, alle trascrizioni di nomi stranieri come quelli di imperatori romani o di re greci, ma addirittura a parole della lingua, tant'è vero che lui riuscì, mediante varie applicazioni, a ritrovare le stesse parole con un significato valido del copto all'interno del testo geroglifico. E questo anche in base alla premessa che il copto fosse essenzialmente la stessa lingua. Il decreto di Canopo, che qui vediamo ancora, è stato acquisito dal Museo del Cairo, che era stato fondato appunto a quello che si può italianizzare come Bulacco, che è un quartiere del Cairo, dal Mariette nel 1858. Bulacco poi non è altro che l'arabizzazione del termine francese Boulak, cioè bel lago, perché era la parte del Cairo, che allora ancora non esisteva, che era inondata dalle piene del Nilo e quindi annualmente era coperta d'acqua. E Mariette, appunto, l'anno prima di fondare questo museo egizio, era divenuto socio di questa stessa Accademia delle Scienze. Quindi sono figure che sono particolarmente legate a noi. E queste importanti bilingui che abbiamo visto, ce ne sono altre, ma queste sono le due principali, sono poi state sottoposte a uno studio molto più tardi dal francese François Domas nel 1952, che ha messo a riscontro i mezzi di espressione del greco e dell'egiziano comparati nei due decreti, che sono qui associati, questo per indicarne la loro importanza. Ricordo, la pietra di Rosetta fu trovata nel 1799, appunto a Rosetta presso Alessandria, quasi sul mare, mentre invece il decreto di Canopo nel 1866. Sono un po' come l'alfa e l'omega del deciframento. Sono le copie meglio conservate di importanti disposizioni regali che dovevano essere affisse nei templi principali di tutto il paese. Quindi casualmente si sono trovate conservate queste due quasi intatte. E di esse si sono fortuitamente salvati anche numerosi altri resti, che però sono più frammentari e perciò meno utili. In particolare la pietra di Rosetta era stata adoperata come pietra da costruzione all'interno di un fortilizio, il Fort Julien, che dominava l'accesso al ramo del delta del Nilo, che prende appunto il nome dall'antica città di Rosetta, dove si erano insediate, ammassate potremmo dire, in locali poco accoglienti che si possono vedere oggi, le truppe napoleoniche. E quindi, mentre la pietra di Rosetta, per
concludere, diede il via al deciframento dei geroglifici il decreto di Canopo, scavato da una regolare missione archeologica a Tanis nel 1866, e Tanis, ricordo, era stata un'importante capitale al tempo delle dinastie libiche, quindi dopo il 1000 a.C., portò conferma alla giustezza di quasi mezzo secolo di studi che si erano sviluppati dopo il deciframento dello Champollion nel 1822. Questo è importante dirlo perché il deciframento di Champollion non era stato assolutamente un pacifico e accettato da tutti. E la scoperta del decreto trilingue emanato dal sinodo sacerdotale di Canopo concluse dunque un periodo di lenti progressi nello studio delle scritture e dei documenti dell'Egitto faraonico, dove l'opera di Lepsius affianca quella di dotti francesi continuatori di Champollion del suo tempo. Quindi Lepsius non è isolato, non è da solo, ma bisogna ricordare insieme con lui il visconte Emmanuel de Rougier, che è praticamente suo coetaneo, che ebbe una vita totalmente parallela e che divenne pure come Lepsius socio della nostra Accademia delle Scienze, o dei più giovani François Chabas ed Eugène Revioux, dai quali però si era distinto proprio per la maggiore libertà a seguire nuovi cammini e quindi a superare l'opera di Champollion. E in particolare nel 1867, quindi l'anno dopo, Lepsius lanciò una nuova proposta per la lettura pratica delle iscrizioni geroglifiche, abbandonando il metodo fino allora seguito che rimaneva ancorato al riferimento al copto. Cioè in pratica si leggevano i geroglifici o anche il demotico, ma sempre sovrapponendogli, per così dire, il copto, senza cercare di interpretare la nuova scrittura in modo autonomo. E queste però non furono le uniche scoperte di documenti di nuove scritture fatte da Lepsius, il quale nel viaggio in Sudan, di cui ancora dobbiamo parlare, aveva trovato a Wad Bennaga, vediamo, forse si vede, ecco qua vediamo tra l'altro il viaggio che Lepsius compirà dopo il 1842, cioè praticamente si va da Alessandria, ecco Rosetta è qua di fianco ad Alessandria e Tanis si trova qua, quindi la pietra di Rosetta e il decreto di Canopo si trovano le due estremità del delta. E Lepsius appunto arriva, vede le piramidi di Menfi, scende, percorre tutta la valle del Nilo, tutto l'Egitto, attraversa tutta la Nubia, arriva in Sudan, fa quest'ansa, ridiscende, arriva alla confluenza dei due Nili e poi prosegue ancora oltre questa carta lungo il Nilo Azzurro, questo durante 2 anni e mezzo. Parliamo pure brevemente. Allora, proprio durante questo viaggio a Wad Bennaga, quindi Wad Bennaga si trova praticamente qui, in questa posizione, aveva spedito a Berlino poi una base di barca sacra inscritta con geroglifici meroitici. Vediamo, dovrebbe esserci, andiamo ancora avanti. Eccola qua, ecco, questa è una base di barca, simile a questa. Questa è una simile che è ancora sul posto, e quella che è a Berlino è simile a questa ed è appunto servita per decifrare, o per più tardi, non da Lepsius, perché Lepsius non era ancora in grado di distinguere tra geroglifici meroitici e geroglifici egiziani. E nello stesso viaggio aveva trovato a Sedeng la prima testimonianza di meroitico corsivo, una scrittura completamente ignota all'epoca, che in realtà era già stata copiata in un'iscrizione nel 1821 dal Linon de Belfond al Jebel Barkal, l'immagine che abbiamo visto in apertura, però questo non era a conoscenza di Lepsius. E la base di barca sarebbe appunto servita nel 1905 all'egittologo britannico Llewelyn Griffith per una prima decifrazione della scrittura meroitica, che conosce in questo periodo anche un notevole revival. E questo rientra pienamente negli interessi linguistici che Lepsius aveva coltivato fin da giovane. Era nato Lepsius da una cospicua e numerosa famiglia,
Il 23 dicembre 1810 a Naumburg an der Saale. Non ricordo bene, forse il padre o il nonno erano stati anche sindaci della città, quindi era una famiglia ragguardevole, una città della Sassonia che solo dopo la caduta di Napoleone fu integrata nel Regno di Prussia, quindi lui non è nato prussiano. E in questa città, molto carina, insomma, anche ben conservata, visse a lungo Nietzsche più tardi. E a 18 anni si iscrisse all'Università di Lipsia, che probabilmente era la più vicina. Però proprio a Lipsia aveva insegnato Friedrich Spohn, morto molto giovane, il quale era stato contrarissimo al deciframento dei geroglifici proposto da Champollion nel 1822. E anche se quando arrivò a Lipsius Spohn era già morto nel 1824, però un suo collaboratore, Gustav Seyfarth, che era stato anche a Torino, aveva difeso e curato la pubblicazione delle sue tesi, in modo che il primo incontro, per così dire, con i geroglifici egiziani fu per Lipsius totalmente negativo e i suoi interessi furono distolti soprattutto verso le antichità greche e il sanscrito, come facevano molti altri suoi coetanei che erano più sicuri e tranquilli. Però nel 1830 Lipsius si iscrive all'Università di Göttingen e poi nel 1832 a quella di Berlino, preparando un dottorato sulle tabule eugubine in lingua osco-umbra che lo porterà in Italia e avrebbe poi conseguito questo dottorato importante nel 1839. Qui si vede bene gli interessi linguistici di Lipsius dove sono diretti. Però viaggiava intanto, nel 1833 a Parigi però fece un incontro importante di un grande studioso, Jean-Antoine Letron, che era stato allievo di Champollion, il quale era morto l'anno precedente, perciò Lipsius non incontrò mai direttamente la Champollion, ma ne ebbe una rappresentazione viva attraverso uno dei migliori studiosi che avevano imparato da Champollion. E in quel periodo anche devo ricordare che era a Parigi il faentino Francesco Salvolini, una figura importante dell'egittologia italiana, anche se lui morì abbastanza presto, il quale era inquieto di questa presenza. Difatti cito un passo di una lettera che Salvolini scrisse all'abate Costanzo Gazzera, che era segretario dell'Accademia. Dice: scrivendomi, chiedeva quando mi risponderà, sappia cavarmi una curiosità. Ha ella visto a Torino un certo Lipsius prussiano che partì da Parigi, sono già 4 mesi, per venire a studiare il Museo Egizio? Non ne ho più saputo nuove. E lì finisce. E invece Lipsius era a Torino e anche lavorando. E l'incontro con Letron a Parigi l'aveva convinto dell'affidabilità delle ricerche di Champollion, che appunto erano molto confusionarie, ma che tutto sommato andavano in una direzione promettente. E contemporaneamente a muoversi in direzione dell'Egitto lo incoraggiarono, dietro il pieno appoggio di August Boeck, di cui si è parlato qui all'Accademia, Carlo Josias von Bunsen, che era ambasciatore della Prussia, e Wilhelm e Alexander von Humboldt, pur essendo quest'ultimo un altro dei fieri oppositori alle tesi dello Champollion. Alla fine del 1835, appunto, Lipsius venne a Torino. Vi si trattenne un paio di mesi. Praticamente Torino, il pellegrinaggio di chi voleva in qualche modo approfondire gli studi sulle scritture egizie, e dopo un soggiorno a Roma nel 1837 seguì a Bologna alcune lezioni di un altro discepolo di Champollion, veramente non molto apprezzato dallo stesso Salvolino di cui dicevamo prima, però che stava pubblicando un importante trilogia sopra un viaggio che aveva condotto con Champollion in persona in Egitto fino alla Bassa Nubia, quindi non lungo come quello di Champollion, si era fermato molto prima, insomma, all'inizio del Sudan. Ed aveva, nello stesso 1837,
scritto poi una lettera a Rossellini, così si presentavano le pubblicazioni scientifiche del tempo, sull'alfabeto geroglifico, in cui accettava sostanzialmente i principi di deciframento formulati da Champollion. E in questo modo era il primo, potremmo dire, studioso di area germanica a condividere le tesi, perché c'erano anche state in precedenza importanti raccolte, ma in pratica il rifiuto che si potesse in qualche modo venire a capo della lettura dei geroglifici era stato troppo duro. Anche se Lepsius dimostra di ignorare il lavoro esegetico del Salvolini sul testo geroglifico della pietra di Rosetta, Salvolini appunto muore poco tempo dopo, però aveva cominciato con degli studi molto approfonditi distinguendo anzitutto tra l'egiziano dei geroglifici e l'egiziano del copto, ciò che farà pure Lepsius di lì a poco. E nel 1838 poi diede alle stampe uno studio su due statue colossali della collezione Drovetti andate a Berlino, che erano praticamente i residui delle collezioni di Drovetti non venduti né a Torino né alla Francia, a Parigi, che erano rimaste a Livorno e che per conto di Passalacqua appunto impacchettò e spedì a Berlino. E li pubblicò appunto nell'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma, fondato nel 1829 da Edward Gerhardt, che era stato il primo a spingere il titubante Lepsius verso lo studio dei geroglifici. Nel Museo Egizio di Torino, però, l'attenzione di Lepsius era stata attratta in particolare da importanti documenti su papiro. E nessuno di essi era stato fino allora comunicato agli studiosi mediante una pubblicazione. Lepsius si accinse a produrre la prima edizione di uno di questi. Vediamo se c'è qualcosa. Ecco, vediamo allora il museo come era all'epoca in cui venne in una stampa del Gonet. Ecco. E qui uno dei libri dei morti su cui lavorò Lepsius, in particolare quello di Efank, che ora si può ammirare nel museo, è lungo 19 metri, il più lungo conosciuto a quel tempo. Oggi se ne conosce forse un altro o due, ma allora era assolutamente il più lungo. In stato di conservazione perfetto, con la facile leggibilità dei segni geroglifici, nonostante si scapisse malamente qualcosa del contenuto, e essendoci poi molti esemplari paralleli, perché era un libro fatto per accompagnare le mummie, lo indussero a pubblicare nel 1842, proprio quindi poco prima di partire, la pubblicazione fu fatta a Lipsia, l'intera riproduzione manoscritta del testo. Riproduzione che noi sappiamo aveva anche praticamente contestualmente portato a termine Salvolini, che però non ce la fece pubblicarla perché morì nel 1837. E proprio su questa edizione di Lepsius, nel 1875, lo studioso norvegese Johannes Liblein avrebbe tratto uno dei primi dizionari dell'egiziano. L'attenzione di Lepsius fu attratta ugualmente da alcuni dei papiri più famosi del Museo Torinese, su cui aveva già messo gli occhi Champollion, che aveva un po' sfogliato tutto, come il Canone Regio o il papiro satirico-erotico che vediamo in questa fotografia, o ancora la mappa delle miniere d'oro, e ne preparò l'edizione stampa nello stesso anno. A proposito di poi c'è ancora, ecco, la pianta della tomba di Ramesse IV. E proprio nel 1849 era stato accolto tra i membri dell'Accademia delle Scienze qui a Torino Sir John Gardner Wilkinson, primo editore dei papiri di Re di Torino ed esploratore della Valle dei Re a Tebe, è importante perché la tomba di Ramesse IV si trova appunto nella Valle dei Re a Tebe e noi ne possediamo i progetti esecutivi d'epoca. E Lepsius, appunto, la pubblicazione che Lepsius fa di questo papiro si iscrive in queste ricerche contemporaneamente in Egitto, quindi legando lo studio dei documenti a quello dei luoghi.
Come si è detto, l'originalità di Lepsius sta nell'avere maturato l'esigenza di staccarsi dal metodo allora seguito dai continuatori di Champollion e che avrebbe avuto in Francia epigoni fedeli per decenni, tra cui già citato François Chabas, tenace oppositore di Lepsius, cioè questi appunto usavano il copto per capire l'egiziano, pur con tutti i limiti che uno può immaginare. E in seguito alla conferma portata dal deciframento dell'identificazione della lingua dell'Egitto faraonico con quella parlata nel successivo Egitto cristiano, che sarebbe il copto, Champollion e i suoi diretti seguaci continuavano a leggere le iscrizioni geroglifiche mediante la loro trascrizione nella lingua copta, senza approfondire la questione circa un'autonoma struttura del sistema geroglifico e della lingua scritta per suo mezzo. Nonostante il legame con il copto, immaginando quindi anche altre differenze storiche. Tra l'altro, Champollion e i suoi epigoni parlano sempre mai di scrittura, ma di alfabeto. Loro sono convinti di che la scrittura fonetica debba essere per forza un alfabeto. Non importa se poi questo alfabeto, come quello che tira fuori Champollion, è composto da centinaia di segni, che evidentemente non sono alfabetici, ma a questo concetto non era arrivato. E quantunque appunto la comprensione dei testi mediante confronti con il copto producesse significati, risultati verificati attraverso il senso, le modalità di lettura stabilite da Champollion apparivano tanto complesse, come si è detto, da sembrare anche poco credibili e lasciavano ampie zone d'ombra. Mentre Champollion procedeva nella decifrazione secondo un metodo per tentativi ed errori, Lepsius comprese che i segni geroglifici non sono genericamente suoni vocalici o consonantici, quindi una marea di letture alfabetiche di ogni genere, ma tutti riconducibili a precisi fonemi determinati che si possono costruire in sistema e ricostruire nella loro natura, e che occorreva superare la nozione di un alfabeto. Egli si mise quindi a studiare la fonetica del sistema geroglifico indipendentemente dal copto. E quindi a questo punto il copto è un po' lasciato da parte, persino troppo, perché invece la sua conoscenza ha una notevole importanza, come ancora oggi si riconosce. E aveva sostituito le lettere copte con una traslitterazione che mescolava caratteri latini e greci. Continuava non di meno a inserire vocali, eventualmente tratte dai vocaboli copti, ovvero a leggere come vocali suoni la cui natura consonantica fu svelata nel 1855 da Edward Hinks. In particolare, la spiegazione che usava Lepsius mediante il principio dell'acrofonia è oggi completamente reietta. Questa esperienza confluì nel 1863 nella creazione di un alfabeto standard per la notazione di tutte le lingue prive di scrittura in caratteri latini, quindi di tutto il mondo, in particolare però quelle indoeuropee e semitiche, applicabile anche alla trascrizione dei geroglifici. Ecco la nascita di un nuovo metodo. Oggi ci accorgiamo che talune scelte di Lepsius nella ricostruzione della fonetica della lingua egizia furono influenzate eccessivamente dalla fonetica del tedesco, cioè certi suoni e come sono ricostruiti fonologicamente lasciano un po' dubbiosi. Inoltre, non fu lui a capire esattamente la struttura del sistema fonetico della scrittura egizia, anche se lo riconobbe. Però il fatto che numerosi segni riproducono uno scheletro di parole composte anche più da una consonante era stato suggerito nel 1867 appunto dal suo contemporaneo Visconte Emmanuel de Rouget, successore dello Champollion nella cattedra del Collège de France. A quel tempo mancavano altri efficaci modelli, dato che il deciframento della scrittura cuneiforme, che avrebbe potuto suggerire soluzioni parallele, era ancora più arretrato. La ricostruzione del funzionamento della scrittura geroglifica che venne a impiantarsi segnò poi una deriva che intralcia gli studi ancora oggi. Il confronto con le lingue semitiche, sulla cui parentela con l'egiziano aveva attirato l'attenzione il sanscritista e semitista tedesco suo coetaneo Theodor Benfi, nel 1844, confermando un'osservazione dell'abate settecentesco, quindi andiamo a un secolo prima, Jean-Jacques Barthelmy, che era stato tra l'altro il decifratore della scrittura fenicia.
circa l'affinità tra il copto e le lingue semitiche, si tradusse nella convinzione che la somiglianza di radicali consonantici avesse generato una scrittura da cui fosse completamente assente la notazione di vocali. Benché questa dottrina trovasse in seguito oppositori anche in Germania, tra cui Kurt Zete e Hermann Kess, essa fu più a lungo osteggiata in area francofona, per esempio dal ginevrino Edouard Naville, che fu un discepolo di Lepsius, e da Henri Gautier, senza però produrre alcuna efficace soluzione alternativa, sicché essa si è imposta a torto o a ragione nella pratica degli studi. Le regole di Lepsius, infatti, furono perfezionate in seguito dal filologo positivista neogrammatico Adolf Herrmann, che elaborò una visione dogmatica in accordo con quelle che erano le tendenze della semitistica del suo tempo, quale io definirei come una camicia di forza dell'egiziano. Gli indiscussi meriti e l'autorevolezza dell'Herrmann finirono per creare, attraverso la sua scuola, quello che epistemologicamente si designa come un paradigma dominante, rispetto al quale gli oppositori, e tra questi mi collocherei anche io, continuano ad essere pochi e isolati. Per l'apertura del canale di Suez nel 1869 fu commissionata a Giuseppe Verdi un'opera che tutti conoscono, l'Aida. Abbiamo imparato che fu in realtà commissionata per l'apertura dell'Opera del Cairo, che poté essere rappresentata per le vicende belliche che abbiamo appena sentito prima, tra la Francia e la Prussia, solo nel 1871 a Parigi. La vicenda del melodramma traeva spunto ancora da un conflitto tra Egitto e Nubia al tempo dei faraoni, inserendosi nell'esperienza che aveva visto Lepsius protagonista un quarto di secolo prima, quando la sua intraprendenza l'aveva condotto verso una grande impresa, soprattutto per acquisire documentazione verificata dal terreno e ingrandire ugualmente il Museo di Berlino. Nel 1842, ecco, ebbe inizio il lungo viaggio. Vediamo un po' se riesco. Il lungo viaggio quale Alexander von Humboldt aveva invano sognato nella sua giovinezza, attraverso la valle del Nilo, lungo l'Egitto e il Sudan, che si chiamava Etiopia, seguendo gli autori classici, fino oltre la confluenza del Nilo Bianco con il Nilo Azzurro. Fin dall'inizio Menfis stese un inventario delle piramidi che serve ancora oggi di riferimento. E al ritorno, tra l'altro, proprio in quella zona, fu colpito da una terribile tempesta di sabbia che, si dice, gli rovinò una parte della documentazione che riuscì poi fortunosamente a recuperare. Intanto, per tutto quasi il mese di maggio del 1844, soggiornò nell'area archeologica del Jebel Barkal che abbiamo visto all'inizio, dove oggi opera una storica missione italiana. A Sedengar invenne un nuovo esemplare della grafia meroitica corsiva, lui ancora sconosciuta, per cui Lepsius prestò molta attenzione alla lingua parlata allora nella Nubia, di cui compose una grammatica. La sua prematura intuizione, sì, circa un'affinità tra la lingua meroitica e il ceppo delle lingue nubiche, sta ora ricevendo conferma dalle ricerche di Claude Rhee. E Dawad Bannaga mandò a Berlino appunto la base di Barca Sacra con i nomi del re Natakamani, della Candace Amanitore, scritti in geroglifici egizi e meroitici, offrendo spunto per il successivo deciframento. A parte questo, Lepsius non fu insensibile per ottenere i migliori risultati nella documentazione alle prime sperimentazioni della fotografia e frequentò Fox Talbot per studiarne le applicazioni, ricordando che nel 1839 Arago aveva additato all'Accademia di Francia la fotografia come mezzo preferibile per rilevare i geroglifici dei templi egizi. In effetti, la documentazione raccolta da Lepsius, alla quale aveva contribuito anche Joseph Bonomi, un britannico di origini italiane, e mirabile per ricchezza e qualità, che ricevette una pubblicazione sontuosa da parte dello Stato prussiano, terminata solo dopo la morte di Lepsius, a opera dell'allievo Edouard Naville, che abbiamo prima menzionato. Ora, è davvero una riproduzione di monumenti e di iscrizioni di una precisione che supera quella dell'occhio umano e difatti è sicuramente molto superiore a quelle precedenti dello Champollion o della descrizione dell'Egitto. Tuttavia,
Nella documentazione di Lepsius, lasciata da Lepsius, non si trova nessuna testimonianza precisa dell'uso della talbotipia o della calotipia, quindi non si è sicuri che abbia adoperato questi strumenti per conseguire una perfezione di riproduzione che è stata fatta poco tempo fa una mostra dei disegni originali, che è ancora migliore, se si può, a quella delle pubblicazioni. Al ritorno, dopo aver condotto scavi nel Fayum, Lepsius nel 1846 ottenne il titolo di professore a Berlino e quindi divenne titolare della seconda cattedra di egittologia in Europa, questa la prima in area germanica, dopo quella conferita a Champollion nel Collège de France a Parigi nel 1830. E si sposò, come vedremo poi in ultimo. Onori e riconoscimenti gli vennero anche da parte dell'Accademia di Torino delle Scienze, che nel 1854 lo fece suo socio. Tuttavia, negli stessi anni Lepsius aveva coscienza della precarietà delle cognizioni nel campo della filologia egizia, in cui sfugge completamente il significato di non poche iscrizioni, delle quali non si riesce neanche lontanamente a indovinare il contenuto. Persino il testo geroglifico della pietra di Rosetta era stato indagato soltanto da Francesco Salvolini nella sua breve vita e la pubblicazione non era stata tenuta in considerazione, questo per dire ancora lo stato di arretratezza delle conoscenze. La visione storica di Lepsius, tuttavia, ne determinò una costante attenzione alla cronologia egizia, la cui esatta valutazione è preliminare ad ulteriori indagini. Fin dal suo soggiorno torinese aveva fatto oggetto di studio e di pubblicazione, 1842, il papiro dei re, e ancora l'anno dopo l'apertura del canale di Suez, 1869, si era occupato del calendario del papiro Ebers, breve appunto sul verso di questo splendido papiro medico che è stato purtroppo quasi distrutto dalla guerra, destinato a divenire famoso per la sua importanza nella ricostruzione della durata del periodo faraonico e le innumerevoli controversie cui diede origine. Questo non entriamo nei particolari. Del resto, durante la sua spedizione, Lepsius aveva visto ancora in situ il blocco inciso con il calendario di Elefantina, un altro documento importante per la ricostruzione della cronologia, che fu donato al Louvre nel 1864 da Napoleone III, dopo essere stato portato via da Mariette nel 1857, e ne aveva già fatto uso nel 1849 per le ricerche sulla cronologia. Come si è detto prima, Lepsius, finalmente stanziato a Berlino, aveva sposato Elisabeth Klein, una pronipote del famoso libraio berlinese Christoph Nicolai, da cui ebbe diversi figli, che seppe ispirare su percorsi di studio e di umanità. Uno di essi, appunto, fu un accorato difensore degli armeni e un altro un distinto geologo. Quando morì a Berlino il 10 luglio 1884, Lepsius valeva tra i protagonisti del progresso degli studi sull'Egitto faraonico, e non solo, sia mediante la sua riflessione scientifica sia attraverso le scoperte che confermarono la giustezza del percorso intrapreso per indirizzarlo verso successivi traguardi. A lui si affiancavano oramai altri studiosi eminenti nella stessa Germania, tra cui basta menzionare Heinrich Brugsch, soprattutto per il demotico, e il già citato Adolf Herrmann, favorendo quindi la formazione di un centro di studi che fu in grado di coinvolgere le forze internazionali interessate all'Egitto antico fino a tutto il primo terzo del Novecento, destinato a divenire famoso nel mondo come la Scuola di Berlino. Grazie. Io volevo far vedere, ecco, questo è un esempio della scrittura meroitica corsiva che abbiamo evocato, ecco, e vediamo se c'è ancora qualche altra cosa. Ah, e poi volevo mostrare la Valle dei Re, ecco, alla fine. Grazie. No. Grazie ad Alessandro Roccati per questo suo racconto di una vita che è anche stata il segnale di un progresso di disciplina che ha condizionato e continua a far sentire la sua importanza anche nei tempi presenti. L'egittologia ha sostituito l'antica egittomania
del mito o dei miti antichi che erano presenti fin dal mondo classico. Provate a pensare quante volte Roma ha portato via gli obelischi che troviamo a Roma e non solo a Roma. L'Egitto è stato trasportato, stavo per dire trafugato, che sarebbe più giusto, e lo troviamo un po' da tutte, anche nelle nostre città. Roma, non c'è piazza romana che conti che non abbia un segno dell'Egitto. E Cornelio Gallo, primo governatore d'Egitto, cadde in disgrazia presso Augusto, forse lo ricordate, perché voleva costruirsi sull'ansa del Tevere, che è di fronte all'altare della Rapacis, voleva costruire la propria tomba in forma di piramide, come i re, come i faraoni. Credo che questo ad Augusto non abbia fatto particolarmente piacere, tant'è che lui si ritrova una accusa de repetundis, di malversazione, eccetera, eccetera. Non si sa se venga messo a morte o abbia scelto la morte volontaria o se sia comparso in esilio, ma in sostanza l'egittomania è una cosa ben radicata nella storia italiana e bisognerà aspettare il Museo di Torino per iniziare la nuova storia e quindi l'egittologia in tutti i sensi. Con Lepsius l'egittologia diventa disciplina linguistica storico-scientifica. E di questo aspetto devo dire il professor Roccati non solo ha messo bene in evidenza, per così dire, le connessioni, soprattutto con quanto riguarda il patrimonio delle cosiddette discipline storiche e linguistiche del tempo, ma soprattutto i contributi che nel tempo sono duraturi e ci arrivano praticamente addosso. Come al solito perdo tempo intervenendo a sproposito, quindi devo chiedere se c'è qualche domanda che viene fatta dal pubblico. Sì. Prego. Quando è venuto a Torino Lepsius si è incontrato col Drovetti, perché il Drovetti era a Torino a quel tempo. Io non ho trovato documenti su questo incontro eventuale, se per caso lei li aveva trovati. Non li ho trovati e non me li hanno trovati nemmeno, no. Non risulta. Non risulta. L'unica cosa che posso dire è che invece aveva incontrato l'abate Gazzera, il quale non dimostra una particolare, non fu particolarmente impressionato da Lepsius. Quindi, cioè, era... passò quasi inosservato, ecco. Passaggio. Pur lasciando poi invece tutte quelle tracce. Grazie, buonasera. Altri interventi? Sì. Io non sono un egittologo, ma sono appassionato anch'io. Volevo solo chiederle, lei conosce qualcosa di Kircher? Perché mi risulta che nel 600, quasi contemporaneo a Galileo, lui si occupasse di geroglifici e abbia cercato già di fare un primo tentativo di traduzione. Sì. Scusi. Kircher, cioè la mente... eclettica di Kircher è ben nota, e anche i suoi tentativi sui geroglifici, però qui siamo in un clima rinascimentale completamente diverso e che non ha nulla a che vedere con le basi da cui partirà poi il deciframento. No, semmai appunto era su una falsa pista, ecco. E fu proprio quella la scoperta di Champollion, essere riuscito a svoltare strada, a seguire un altro percorso. Altri interventi? Faccio una domanda io. No, mi incuriosiva la data dell'ingresso di Lepsius nella nostra accademia, 1854.
Sono anni in cui l'abate Peyron era mai ridotto praticamente al silenzio. Dopo il 1851 sappiamo che sta guardando quello che succede con un certo pessimismo. Abbiamo notizie di un rapporto tra Amedeo Peyron e Lepsius oppure no? Perché io, studiando Peyron, non ho mai trovato citato Lepsius. Peyron era un po' sospettoso. C'è una lettera in cui dice: non lasciamo che ci studino i papiri e che vengano dall'estero, eccetera, ma si riferisce alla stagione in cui arrivava Champollion. Nella stagione successiva i papiri che studia Peyron sono i papiri greci del Museo Egizio, non piuttosto che i papiri egizi, in sostanza, o le iscrizioni in Gerusalemme. Lui era comunque convinto che il copto conservasse la stessa impronta linguistica della lingua antica trasmessa per geroglifici. Scrive una grammatica copta, un lessico copto e glossa le singole voci in base a quello che si è già ricordato. Però non mi ricordo, almeno non ho letto tutte le lettere di Peyron, intendiamoci, quindi, però che abbia mai citato il giovane Lepsius. Quindi non risulta neanche a me, peraltro appunto questo rientra bene in questa scarsa visione che lasciò Lepsius nel suo primo passaggio a Torino, mentre invece è chiaro che l'interesse di Peyron per il copto fu proprio quello che lo avvicinò anche alla scoperta di Champollion. Difatti Champollion fu il maestro, ma ebbe la fortuna di trovare a Torino persone disposte a morire per lui, ecco. Non... Grazie. Prego. Notoriamente Champollion è venuto a Torino, infatti diceva che la via tra Parigi e Menfi passa per Torino. Si sa che per alcuni giorni si è aspettato di aprire le casse della collezione Drovetti perché Champollion voleva essere presente. La mia domanda è molto semplice. Champollion è stato membro dell'Accademia delle Scienze di Torino, visto che quella volta esisteva già la classe filologica, come dite voi? Certamente, lui è il fratello, è il terribile fratello. Perché sì. No, volevo sapere, visto che sì. Lepsius è stato membro dell'Accademia delle Scienze di Torino, volevo sapere se lo era stato in precedenza Champollion, visto che sì. Comunque Champollion a Torino c'era venuto. Champollion fu e onorò molto l'Accademia, invece il fratello diede parecchio filo da torcere, perché non capiva nulla e voleva assolutamente difendere le scoperte, almeno vere o presunte, del fratello genio, insomma. Grazie. Altri interventi? Faccio una citazione: se le cose stanno così, poi vi sfido a trovare il testo di una canzone, se le cose stanno così, il mio compito è di ringraziare i presenti, di rinnovare il mio grazie ad Alessandro Roccati e di augurare a tutti la buona serata. Grazie. Grazie per la pazienza.